che annuncio, come fanno i presentatori di serie, il prossimo gruppo, un gruppo giovane, un gruppo emergente, un gruppo di fresco scartato da un altro programma e per questo noi li prendiamo proprio perché ci piacciono quelli fighi, soprattutto quando sono scartati. I Mutonia! A Propaganda Live! Intanto ho temuto per un attimo oggi alle prove che cantassi vestito. No, stavo veramente rosicando, dico, ma come sto sempre nudo che qua viene e si veste, cioè sta cosa. No, invece hai mantenuto altre aspettative. Allora, i Mutoni hanno appena firmato con la Kashmir Music. È una cosa figa questa? Sì, ok. Io chiedo sempre, che ne so. E stanno programmando il tour per il nuovo anno dove si esibiranno anche con degli inediti in italiano. Siete pronti per questo grande salto verso l'inedito in italiano? Sì, un po' spaventati, ma pronti. Vabbè, la lingua più o meno la conoscete, Sì. è diversa, finisce, non so, così così, dici mi piace la consapevolezza, ma lascia fare, non è poi così importante, alla fine sono canzoni, licenze poetiche. Prima di andarvene però, voi siete abituati a avere come si dice, i giudici che vi danno nel voto, se qua però un po' la presenza scenica. Questo caso è uno. In questo caso uno chi sarebbe? Te. Io già ho dato, no, ve lo faccio dare da Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli, E ci ha che passato come ho poco. detto prima, cioè, a parte questa cosa, cioè, lui ha fatto un libro adesso che lui ci ha avuto la scintilla creativa vedendo gli equivalenti dei Mutonia di un anno fa, tipo in Melancolia, e lui ha visto questa cosa e ci ha fatto un libro. Ora non lo so adesso che cosa uscirà fuori da chi ha visto voi, però vuoi fare un attimo il Manuel Agnelli della È situazione tipo il o giudice. mica, quello che ti pare a te. Allora, mi sento di esprimere un giudizio Ecco, in vai. quanto io sono stato un cantante di un gruppo degli anni Ottanta, quando chi non sapeva suonare niente di solito suonava il basso, chi non sapeva suonare neanche quello cantava, io Ringrazia, lui cantavo. ringrazia, addio E lui. lo so che poi dopo quelli diventano bravi. E quindi posso esprimere il mio giudizio. Il mio giudizio è questo. Lo dico con la voce che fa paura alle È bambine. No? certo. Il mio giudizio è questo, attenzione. Io avrei scartato qualcun altro, avrei tenuto voi, ma in ogni caso, chi se ne frega che vanno scartato visto dal momento che ci siete? Siete bravissimi, andate avanti. Grazie. Un grande applauso ai Mutonia! Grazie, Grazie. complimenti e a presto. E a questo punto andiamo in social top 10.